Guardo l'orologio nervoso. Oh Cristo, è tardissimo! Il taxi che ho preso sta impiegando una vita a portarmi a casa di Francesco. Non può andare più veloce! Chiedo ormai al limite e visibilmente irritato. No signore, non è possibile accelerare. C'è sta un incidente. Questa è la risposta del tassista dal forte accento romano, che mette una definitiva pietra sulla possibilità che io arrivi a un orario decente alla festa di compleanno a cui sono stato invitato. È la fine. Penso rassegnato. Cerco di rilassarmi sul comodo sedile di pelle, guardando scorrere lentamente la città davanti ai miei occhi. Raggiungo così la casa di Lena e Francesco a serata inoltrata. Mi dirigo subito a salutare la festeggiata, che mi hanno detto essere in cucina. La trovo a fumare, imboscata insieme a un'amica nella veranda. L'amica. Una ragazza che cattura immediatamente la mia attenzione dal primo sguardo. È incantevole, stranamente schiva, al punto che non sono riuscito a scambiare che poche battute con lei, anche se avrei voluto qualcosa di più. Saluto mio malgrado le due ragazze richiamato da Francesco sul terrazzo e mi dirigo all'esterno dove lui sta chiacchierando con Daniele. Loro sono quasi come due fratelli per me. Abbiamo tanto di cui parlare e la serata scivola tra un drink e l'altro. Più volte incrocio lo sguardo di quella ragazza che ogni volta evade immediatamente la presa dei miei occhi. Rebecca, così si chiama. Ha modi aggraziati, è molto fine, di una bellezza semplice, ma di certo tale da non passare inosservata. Parlotta con Lena e un'altra ragazza fitto fitto e ogni tanto scoppiano a ridere. La sua solarità mi incanta, vorrei saperne di più. Sorrido tra me e me, continuando a sorseggiare il mio martini. Posso solo immaginare di cosa stiano parlando. Lena ha una lingua tagliente e, visti alcuni presenti che credo Francesco non abbia potuto fare a meno di invitare, di certo ha da sbizzarrirsi. Mi soffermo ancora sulla figura slanciata di lei, sottolineata da un abito scuro aderente e lungo, con spalline sottili. Sono ammaliato dalla sua grazia e gli occhi sono espressivi e vispi. A un certo punto della serata saluta tutti e se ne va, spiazzandomi. Ho perso l'occasione di conoscerla. Avrei voluto avvicinarmi, ma non è stata mai da sola. Non ho intravisto il modo per scambiarci due chiacchiere e... chissà se la rivedrò più.